Bentrovati con l'informazione di Termoli TV. Iniziati questa mattina i lavori di rimozione del tetto in amianto della piscina comunale, sopralluogo del sindaco di Brino. A settembre l'impianto dovrebbe tornare funzionante, ma vediamo il servizio del nostro direttore Andrea Nasillo. A settembre Termoli potrebbe riavere la sua piscina funzionante. Sono iniziati i lavori di rimozione del tetto in amianto e per questo serviranno circa 15 giorni. In un mesetto i lavori di copertura e di assestamento delle travi sarà completato. Lo assicura il responsabile della ditta gestioni ambientali Sergio Stefanini, che questa mattina proprio in piscina ha incontrato il sindaco Antonio Di Brino. Il primo cittadino ha fatto un sopralluogo e ha parlato alla stampa. Finalmente l'avverbio più giusto è azzeccato. Credo che abbiamo raggiunto, anzi sono convinto di aver raggiunto l'obiettivo. Dicevo che il percorso è stato un percorso abbastanza accidentato, non dal punto di vista così delle procedure di realizzazione degli interventi di sostituzione, quanto più per le procedure di gara, ma soprattutto per i ricorsi che la Termoli Nuoto ha presentato sia al TAR che in Consiglio di Stato. Questo ha rallentato i tempi, ha creato qualche difficoltà all'amministrazione, ma devo dire che il gruppo di maggioranza ha sostenuto questa idea, questa iniziativa ed oggi con soddisfazione possiamo dire, tornando alla battuta iniziale, che abbiamo raggiunto l'obiettivo. C'è un po' di dispiacere e di amarezza perché tutto si poteva risolvere molto prima, avremmo consegnato forse prima una piscina degna di questo nome alla collettività termolese, non fa nulla, andiamo avanti. Un po' di amarezza nei confronti di quella che si definiva la Termoli Nuoto, ma di Termoli era rimasto solo il nome, perché nel consiglio d'amministrazione mi risulta che fossero rimasti pochi termolesi veri. E purtuttavia adesso abbiamo anche la soddisfazione di aver, dopo la gara, affidato ad una società che già ha fatto degli interventi e ha assunto degli impegni di spesa assolutamente rilevanti, perché non ci sarà solo la sostituzione del tetto, ma anche la ristrutturazione interna sia dei servizi igienici ma dell'intera piscina. Auspico che a settembre, se non succede nulla, insomma, se non ci sono ulteriori altri imprevisti, noi possiamo finalmente riconsegnare alla città di Termoli, alla collettività termolese, agli sportivi, insomma, appassionati di nuoto, una struttura degna di questo nome. Seguirà ovviamente a quella del Polo Velico Remiero, quindi credo che questa amministrazione sta dando dei segnali importanti anche in tema di sport e delle risposte importanti alla collettività. Sono state prese tutte le giuste precauzioni per evitare danni alla popolazione in virtù dei lavori di rimozione dell'Eternit. Ai residenti dei palazzi più vicini alla piscina sono arrivate delle lettere con delle mirate indicazioni per prevenire eventuali problemi. Finestre e balconi chiusi durante gli interventi. Non dovrebbero quindi esserci pericoli. Poi l'Idrosport H2O si occuperà di ridare vita all'impianto e da settembre, con ogni probabilità, gli appassionati di nuoto torneranno all'opera nella struttura termolese. Nuova irruzione da parte di ignoti nella scuola di Via Stati Uniti. 10 giorni fa l'istituto era stato visitato da vandali che per accedervi avevano rotto una finestra. Questa volta però i responsabili hanno lasciato anche dei messaggi. L'abbiamo fatto per i bambini. Questa è una delle frasi riportate con il pennarello sulla cattedra. Probabilmente i soggetti sono entrati proprio da quella finestra rotta qualche settimana fa e coperta con un telo in attesa che il vetro fosse sostituito. Hanno messo a soqquadro tutte le aule ed hanno portato via un hard disk e svariati CD. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. È probabile che gli autori abbiano lasciato qualche traccia. L'accusa per lui è pesantissima e la Corte di Cassazione ha confermato che il 58enne di Oruri deve farsi il carcere. In esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale del Riesame di Campobasso e a seguito del definitivo pronunciamento della Cassazione, i carabinieri hanno arrestato l'uomo accusato di tentato omicidio aggravato ai danni della figlia 19enne. L'episodio si verificò il 27 luglio dello scorso anno ad Oruri. La vicenda destò particolare clamore in paese, dove tutti conoscono le persone coinvolte nei fatti. La figlia rimase sconvolta dall'accaduto, l'uomo venne bloccato dopo aver tentato, secondo la ricostruzione degli inquirenti, di uccidere la figlia con un coltello. Provoca un incidente e scappa. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Termoli. A seguito delle indagini dei carabinieri, il responsabile è stato denunciato. Si tratta di un imprenditore 47enne di Napoli.
L'uomo era alla guida della sua auto ubriaco. Subito dopo il sinistro, in via Corsica, è stato rintracciato e sottoposto all'alcotest. Raddoppio ferroviario, Lesina Termoli, la CGIL si mobilita, vertice per chiedere sblocco di fondi e subito i lavori. Vediamo. Necessario lo sblocco dei lavori del raddoppio ferroviario della tratta Lesina-Termoli, la CGIL nazionale si mobilita insieme a quella territoriale di Puglia, Marche, Abruzzo e Molise, chiede la rapida realizzazione degli interventi. Ieri 20 maggio una riunione congiunta proprio a Termoli tra il sindacato nazionale, le confederazioni regionali e le rispettive categorie dell'edilizia e dei trasporti per coordinare un percorso di mobilitazione a sostegno dello sblocco degli interventi per realizzare il nuovo percorso per superare l'ormai annoso problema del ritardo che si trascina da decenni con gravi ripercussioni sui collegamenti dell'intera direttrice adriatica. Si tratta di un'opera più volte finanziata dal CIPE, inserita nella legge obiettivo, che è ritenuta strategica per potenziare e velocizzare il trasporto ferroviario sia dei passeggeri che delle merci sulla dorsale adriatica e per avvicinare il sud al resto del paese e l'Italia all'Europa. Il progetto è inserito tra gli interventi ritenuti prioritari dal piano di azione e coesione e nel contratto di programma 2007-2011 tra MIT e RFI, oltre che nelle opere programmatiche del contratto di programma. La realizzazione del raddoppio della tratta Lesina-Termoli comporterebbe una serie di benefici immediati, tanto sul fronte della qualità globale del servizio che su quello dell'abbattimento dei tempi di percorrenza e dei costi, così come evidenziato nella sezione risultati attesi dalla relazione tecnica del contratto istituzionale di sviluppo. La CGIL nazionale con le confederazioni regionali del sindacato non si fermano e continuano, così come emerso dalla riunione, a chiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché a RFI, agli enti locali, di assicurare lo sblocco dei fondi e la rapida realizzazione del raddoppio ferroviario. Carrese 2013 a Porto Cannone, trionfa il vessillo arancione, decisivo il sorpasso, ma vediamo il servizio di Anna De Gregorio. Alla corsa dei carri di Porto Cannone, edizione 2013, hanno trionfato i Giovanettiello dopo una gara pazzesca fino agli ultimi metri. Ma il sorpasso lungo lo sfilaturo ha permesso ai Cavalieri Arancioni di avere la meglio. Una gara tra buoi quest'anno che ha visto la mancanza di uno dei carri storici di questa tradizione, il carro dei Giovanotti. I giovani che erano partiti per primi hanno comunque fatto una bella figura. Tanta felicità tra i sostenitori del carro arancione che ha tagliato il traguardo arrivando primo sotto l'arco della chiesa della Madonna di Costantinopoli. Percorso di 3,8 km dalla partenza, situata nel vallone delle canne, fino al paese. Una gara tra i due carri che fino all'ultimo istante ha davvero regalato emozioni immense, ma alla fine i Giovanettiello hanno trionfato. In paese sono poi scoppiati festeggiamenti, spumanti, cori e tanta gioia per i vincitori che subito dopo sono partiti in marcia per le strade dell'intero paese sulle note della canzone Il Piave. Siamo i più forti, tutti e quattro i paesi. Va bene così. Non c'è paragone in nessun modo, in tutti i paesi, grazie. Sono stati bravi. Giovanotti, giovanotti. La partenza siamo andati già avanti e quest'anno abbiamo confermato quattro paesi, tutto giallo rosso. Bene, hanno così. La gara è andata tutta bene. Come avete superato? La partenza siamo già stati messi a fianco, abbiamo girato più stretti. Poi la sfilatura delle due strade siamo usciti prima noi. Noi è il migliore giraboi della zona, eh. Avevate comunque i tempi migliori rispetto ai giorni. Sugli stessi tempi, è stata gestita più dalle persone che dagli animali. Le ultime prove siamo sugli stessi tempi, sia noi che i giovani. Però come diceva la radio, abbiamo fatto subito il sorpasso giù dalla partenza e poi abbiamo portato sempre 30 metri di distacco, ecco. Come le avete fatto a superare? Come diceva la radio, abbiamo preso la seconda strada. Prendendo la seconda strada, i primi 400-500 metri ce l'avevo poi fatta a uscire avanti, ecco. Tantissimo, sono contentissima. Viva Giovanottielli! Come è andata la gara? Che cosa è successo? Ma io sinceramente ero in paese, quindi non ho visto, ma da come stanno raccontando i miei amici di partito sembra che praticamente allo sfilaturo, lo sfilaturo vecchio i nostri ragazzi non siano riusciti ad accompagnare come si deve il carro, insomma a dare il giusto aiuto ai buoi e niente, loro sono stati più veloci e
ci hanno sorpassati all'uscita delle due strade dello sfilaturo. I due carri sono comunque arrivati uno a distanza di pochissimo dall'altro in paese? Sì, comunque il distacco è stato irrisorio, insomma. Merito a loro che hanno vinto giustamente con merito, perché sono riusciti a correre più di noi. Una delle più importanti, insomma, io non rinnego quella di Termoli, San Basso, ma insomma è bene stare con gli altri colleghi sindaci, conoscere le altre tradizioni, credo che sia anche un momento di integrazione tra le varie comunità del Basso Molise. Questa è una manifestazione importante, quella delle Carresi, condivisa da altri due comuni che sono San Martino ed Ururi. Oggi sono stato invitato e quindi sono venuto, contento di essere qui e di gustarmi una, spero, manifestazione tranquilla e serena. La musica nel sangue, una voce graffiante. Costanzo Del Pinto ieri sera ha stregato il numeroso pubblico di Portocannone, il suo primo vero concerto tra la gente che lo ha visto crescere fin da bambino, tra chi lo conosce e chi invece ha fatto tanti chilometri per sentirlo cantare dal vivo. Un concerto live di 2 ore che il cantante ha saputo gestire in modo egregio, con lui sul palco a suonare anche il fratello Luca Del Pinto, dediche dal palco anche per i genitori che lo hanno accompagnato e sostenuto sempre. Nelle prossime ore sarà possibile seguire uno speciale dedicato a Costanzo Del Pinto sul nostro portale Termoli TV. È patrocinato dalla Proloco e dall'Assessorato alla Cultura di Larino e promosso dalla FIDAPA, il nuovo evento che vede la collaborazione di 10 artisti per dare vita all'Arin Art 2013. La manifestazione, prevista per il 23 maggio in terra frentana, ha l'obiettivo di avvicinare la popolazione al mondo dell'arte. Bene, questa era l'ultima notizia. Vi ricordo che se avete segnalazioni potete contattarci a redazione@termoli.tv. Grazie per la cortese attenzione e buona giornata a tutti.